Grazie, wow. Bellissimo, sempre veramente un piacere tornare qui. In questi minuti che abbiamo a disposizione cercherò di farvi fare un rapido viaggio, nel senso che credo di aver battuto il record di numero di slide prodotte, spero di riuscire ad arrivare per tempo alla fine per rispetto degli altri, ma ci tenevo a darvi più stimoli possibili, quindi oggi non impareremo qualcosa di specifico, ma vedremo una carrellata di tantissimi casi che ho studiato in questi ultimi mesi, sperando che siano di ispirazione per i vostri brand o per i clienti che gestite. E chi di voi è la prima volta che sento un mio discorso per alzata di mano? Ok, fantastico, ok. Mi chiamo Luca Lamesa, lavoravo nel marketing di Procter & Gamble e Unilever, due classiche multinazionali nel mondo di largo consumo. Nel 2009, però, quando ho avuto l'opportunità di dare i primi brief alle grandi agenzie per chiedere cosa potevamo fare come Unilever sui social media, ho capito che non tutte le agenzie erano pronte a gestire bene i social media, per un motivo strutturale. Sono convinto che sia molto facile iniziare a usare social media, è molto difficile usarli a livello avanzato, semplicemente perché rispetto al resto del digitale i social media sono in continua evoluzione. Quindi quello che vale oggi tra qualche mese potrebbe non valere. Il male dei nostri giorni credo sia la fretta, facciamo tutti troppe cose e quindi talvolta non riusciamo ad aggiornarci se non per titoli. Ho capito dunque che c'era un'opportunità nel mercato di creare una piccola agenzia specializzata solo in social media, ma cercando di prendere un numero inferiore di clienti per avere sempre 2 ore al giorno sistematiche per poter studiare tutte le novità. Quindi quello che vi racconterò è, diciamo, il frutto del percorso fatto in questi anni con tutta una serie di clienti, cercando però non solo di eseguire il brief che ci veniva dato, ma cercando di fare in continuazione dei nuovi esperimenti, provando a imparare da chi è più bravo di noi. Quindi se voi avete tempo per studiare chi è più bravo, poi con la vostra creatività riuscirete poi a implementare delle campagne migliori. E abbiamo lavorato soprattutto con molti clienti nel mondo dello sport, tantissime attività sportive, fino ad arrivare a collaborare con il CONI alle ultime 2 Olimpiadi, solo che qua era più 26 gradi a Rio, l'anno scorso meno 24 gradi in Corea, e poi tutta la parte di fashion con dei brand veramente incredibili che stanno facendo delle attività fantastiche, fino ad arrivare a collaborare su alcune attività con alcuni personaggi pubblici. Sport, fashion e celebrity sono le 3 aree dove facciamo più progetti, semplicemente perché dove è più facile dare un ritorno, perché dove ci sono i veri fan. Qualunque cosa pubblichi nel mondo dello sport, nel fashion o con le celebrity, è molto più probabile che venga condiviso rispetto magari a un bellissimo post di una banca o di un'assicurazione, seppur vi farò vedere anche dei casi di assicurazioni. Ok, quindi la metodologia che uso è molto semplice. Da imprenditore cerco veramente di avere meno clienti, magari provo a farmi pagare un pochino, un po' più del mercato, ma semplicemente perché mi devo ripagare le 2 ore al giorno di studio che mi permettono a me e al mio team di essere un po' più preparato. E anche se diventiamo i più bravi nel nostro mondo, c'è un problema, che nel vostro ufficio, quando ci occupiamo dei social media, non riuscire a vedere magari tutti gli altri trend che stanno arrivando da altri paesi, per cui il consiglio che do è: cercate di diventare più bravi in una cosa specifica, dedicando questo tempo ogni giorno, ma cercate anche di fare un paio di esperienze di crescita personale ogni anno che non siano legate al vostro lavoro. Andate a prendere ispirazione fuori. Nel 2015 mi hanno preso la Singularity University nel centro di ricerca della NASA in America a studiare proprio i trend del futuro, una cosa che non ha niente a che fare con social media, ma che mi sta arricchendo tantissimo perché mi dà gli stimoli su quello che sta per arrivare. Proprio ieri, sono arrivato ieri sera perché ho finito una settimana di lezioni in LUIS portando i temi del futuro ai ragazzi dei licei presso la LUIS, per cui cercate anche di capire cosa vi può piacere fare dopo, oltre all'agenzia o alla gestione del brand. Siccome sta arrivando l'estate, volevo iniziare con questa GIF. Cosa vi ricorda questa GIF? Baywatch, ok, super semplice, e loro avevano una cosa caratteristica, che era questa sigla in slow-mo di questi bellissimi ragazzi e ragazze che correvano in spiaggia in slow-mo. E quindi The Rock ha lanciato per la prima volta la maratona più lenta di tutti i tempi. Hanno creato un incredibile evento con migliaia di persone che hanno corso in slow motion e poi hanno detto ai propri fan: pubblicate in rete i video in cui correte in slow motion. Questo ragazzo, che è quello che ha vinto, è stato invitato a Miami per la premiere e ha conosciuto lo staff. Quindi hanno cercato di fare una campagna per ottenere video dal basso, coinvolgendo su un qualcosa che fosse molto simile a quello che è il nostro ricordo di Baywatch, quindi quella famosa sigla iniziale. Può sembrare un gioco, ma hanno fatto più di 15 milioni di visualizzazioni, 160 milioni di persone raggiunte, 1,8 milioni di reaction o social engagement.
Vi ricordate Monica Lewinsky? Monica Lewinsky, se facessimo, diciamo, l'analisi del sentiment, ci sono abbastanza cose non positive che venivano dette in quegli anni su di lei. E lei ha preso, diciamo, posizione invitando tutte le persone che sono state criticate per degli eventi specifici a cambiare il nome del proprio account, in questo caso Twitter, aggiungendo le cose più negative che sono state dette su di lei. Quindi evito di tradurre, però su di lei sono state dette cose negative, e lei, tra Monica Lewinsky, ha aggiunto queste parole. Così come hanno fatto, per esempio, Olivia, la nuova ragazza nella scuola che non piace a nessuno, piuttosto Alissa, la ballerina troppo paffuta, la ragazza troppo paffuta per diventare ballerina. Quindi ogni persona ha preso posizione in questa campagna aggiungendo tra nome e cognome le cose più negative che vengono dette su di lei. La logica è quella di andare a depotenziare gli assunti, e questa campagna ha ottenuto tantissima visibilità. Si definisce earned media, media guadagnato, quando qualcun altro parla di voi senza che sia pagato. Quindi quando un giornale parla di questa campagna, vi dà ulteriore visibilità, voi avete ottenuto earned media. E ci sono però delle campagne anche un po' più cattive. Qualcuno si è lasciato da poco? Per alzata di mano? Io mi sto per sposare, per cui la domanda non era direttamente interessata, ma il senso è che, se volete, potete partecipare a delle attività per provare a candidare il vostro ex, per dare il suo nome a un rettile come un bagarozzo, uno scarafaggio, piuttosto che un serpente. Per provare a candidare il vostro ex a dare il nome al bagarozzo, basta che fate una donazione a favore di questi due zoo, che sono uno zoo inglese e uno zoo australiano. Idea semplicissima, tra l'altro mi sembra che è partito prima uno zoo e l'altro poi gliel'ha copiato, ma che ha avuto eco in tutto il mondo, quindi i due zoo sono riusciti a ottenere tantissima visibilità. Se dobbiamo parlare anche di campagne cattive, e sicuramente io ho lanciato un paio di anni fa un corso di aggiornamento social per condividere con le persone iscritte tutti i casi più interessanti, e ogni tanto ci interroghiamo proprio sul fatto se in Italia è corretto o meno avere questo approccio in cui ti fai bello attaccando la concorrenza. Non credo che in Italia funzionerebbe benissimo, però sicuramente questo è un caso interessante. Quando Burger King ha lanciato la nuova app, ha detto: scarica l'app, se vuoi puoi ordinare un Whopper a un centesimo, ma lo potrei fare non sempre, solo quando sei a 160 metri dal concorrente. Quindi quando stai per entrare da McDonald's, uno dei 14.000 ristoranti, là ti veniamo a geolocalizzare, sull'app puoi ordinare a un centesimo il nostro panino. Quindi se stai per entrare, se vieni da me, ti offro da mangiare. E questa è una campagna abbastanza cattiva, ma che è andata particolarmente bene. State però attenti quando attaccate gli altri, perché faccio vedere spesso i casi anche di realtà piccole, in maniera tale da poterne prendere ispirazione, che si levano lo sfizio di attaccare il concorrente. In questo caso Zucci dice: il nostro sushi è così buono che anche la concorrenza viene a pranzo da noi. Quando ho pubblicato la foto dall'ufficio, che si vede che la concorrenza andrà a pranzo da loro. Il secondo che risponde ha sempre un vantaggio. Quindi loro dicono: il nostro sushi è così buono, questi sono gli altri, che anche la banca sotto di voi ordina a pranzo da noi. Quindi siamo venuti a portare il sushi alla banca che non vuole mangiare il vostro sushi, ci chiama a noi che arriviamo a distanza. Stessa cosa, io ho lavorato un paio d'anni anche con la Roma Calcio, tuttora facciamo delle attività tramite un altro cliente che è Linkem, che credo che sia in sala. La Lazio, quando si trattava di festeggiare il giorno della nascita di Roma, ha fatto un tweet in cui volontariamente o involontariamente non ha messo la parola Roma. Quindi a te che ci ha donato l'onore di essere la tua prima squadra, auguri caput mundi per non mettere la keyword Roma. Secondo voi la Roma cosa ha fatto? Ha risposto? E ha risposto dicendo: 63 orizzontale, la capitale d'Italia, caput mundi. E ora... questa cosa non finisce così, perché poi in rete ovviamente è facile che degeneri, e quindi hanno cominciato a mettere i vari film: piamo se caput mundi, e se nasce una bambina poi la chiameremo caput mundi, caput mundi capitale d'Italia, e quindi tutto così. Se volete fare invece real time marketing, secondo me quelli che hanno vinto sul tema dei terrapiattisti sono loro, di Risico, che hanno detto: discorso chiuso, la terra è piatta, noi abbiamo le prove, lo sapete benissimo. E quindi sono tutti casi semplici da cui trarre ispirazione. Ok, adesso vi faccio vedere un caso virale,
di, non so neanche se l'ha fatto ufficialmente il brand, glielo chiederò alla prima occasione, quanti presidenti dura una regina. Hanno pubblicato le foto della regina con Truman, Reagan, Eisenhower, Nixon, Ford, Kennedy, Carter, Bush padre, Clinton, Bush figlio, Obama, Trump e poi Duracell, essa dura. Quindi questa serie di foto pubblicate in rete, tra l'altro da un punto di vista tecnico hanno fatto un album e più interazioni ottenete sull'album e più l'algoritmo ovviamente andrà a favorire il vostro post che diventerà un po' più virale. Un'altra cosa bellissima, tendo nel mio corso a far vedere sia i casi delle grandi realtà che realtà più piccole. Per me il Parma è una grande realtà, ma a livello societario è rinata da qualche anno con alcuni amici che l'hanno ripresa in gestione e hanno fatto qualcosa di bellissimo che è il Parma Time Machine. Avete mai visto nelle pagine la famosa rubrica Accadde oggi? Cioè vi racconto cosa è successo oggi. Ok, fantastico, oggi magari... 2 anni fa, adesso tutti diranno che siamo a 50 anni dallo sbarco della Luna, il famoso accade oggi che mi aspetto che tutti brand cavalcheranno, loro l'hanno portato a un livello superiore. Hanno fatto la diretta Twitter a distanza di 20 anni. Cioè Parma Time Machine a 20 anni esatti di distanza, ricordiamo la vittoria della nostra seconda Coppa UEFA, e hanno fatto tutto il live tweeting della partita. Quindi dalla formazione Buffon, Thuram, Sensini, Cannavaro, Baggio, Fuser, Veron, Chiesa, Crespo, squadra pazzesca 20 anni fa, e fino a far vedere il gol e poi la celebrazione finale. Quindi complimenti, perché hanno fatto qualcosa di incredibile a un budget ovviamente quasi nullo. E... una cosa, ma sai perché hanno scelto proprio Twitter? Visto? Sì. Dico, perché le persone non se l'aspettano. Ok. La scelta, nel senso, non hanno scelto Facebook per farlo. Beh, però nello sport il live tweeting, esatto, si fa abbastanza, no, spesso. Siccome... Okay. Uno dice Twitter è morto, vedi, ci sono dei casi, no, che tu hai portato, io ne ho parlato, per quello ti sto dicendo di questa situazione qua, e quindi ci ritroviamo, nonostante non avessimo... Non era concordata. Cioè, nel senso, non ci siamo incontrati fino adesso io e Luca, però ci ritroviamo delle stesse... Allora, Twitter sta ricrescendo, in Italia un po' di meno, ma sta ricrescendo. Abbiamo fatto una sessione di formazione proprio 2 sabati fa con il responsabile europeo delle partnership di Twitter e lo sport, che credo che farà uno speech questo pomeriggio, e ha fatto vedere come Twitter sta ricrescendo anche perché sta aiutando le realtà, soprattutto il mondo dei media, dei broadcaster e le squadre, a monetizzare. In pratica si potranno creare contenuti video su Twitter, ma all'interno ci puoi mettere la pubblicità dei tuoi sponsor, quindi tu squadra ci guadagni, e Twitter quindi sta ricrescendo. E se rimaniamo sempre in ambito sportivo, c'è una squadra, l'Hertha Berlino, che ha deciso di fare un'attività andando a premiare il fan in assoluto più matto, il fan che loro hanno, che è più appassionato alla squadra. Hanno deciso di cercarlo chiedendo di pubblicare un video, un foto, qualunque dimostrazione di essere il fan più legato alla squadra. Quello che ha vinto, gli hanno fatto un tatuaggio con un QR code che gli dà l'abbonamento a vita per entrare alla squadra. Nella speranza che non cambi poi la tecnologia per scansionare il QR code, se no gli devono staccare un braccio. Però devo dire, una campagna molto bella. Sempre sul tema dei tatuaggi, ho collegato un'altra campagna che ho fatto vedere l'anno scorso nel programma, che riguarda il fatto che c'è qualcuno di voi che ha un tatuaggio di un suo idolo? Grande, ok. Capita che i fan abbiano i tatuaggi degli idoli. In questo caso hanno intercettato un ragazzo che si era fatto sulla gamba la foto di Buffon, e l'hanno chiamato dicendo: guarda, vorremmo intervistarti per un documentario sul mondo dei tatuaggi. Lui arriva, si aspetta di essere intervistato sul suo tatuaggio, e invece trova una persona che si era tatuata sulla sua spalla la foto del tifoso. Quindi questo è il volto del tifoso tatuato sulla spalla, indovinate di chi? Di Buffon. Quindi lui si è ritrovato a conoscere Buffon. Se guardate il video, ci sono tipo 27 abbracci che si danno in pochi minuti. Cioè ogni 3 secondi questo fan lo abbraccia e Buffon ricambia. Ed è una cosa molto divertente, super coerente con il brand, perché il brand era Mastercard, che ti dice che alcune cose si possono comprare, per tutto il resto c'è Mastercard, quindi un'emozione del genere te la può creare solo il brand. Campagne che coinvolgono i fan. Vi è mai capitato di vedere una squadra di calcio che fa un'azione, poi a un certo punto uno segna quasi a porta vuota il primo gol di Cristiano Ronaldo in Italia, e sarà abbastanza semplice, quasi a porta vuota, no? Quindi viene quasi da dire: quello l'avrei fatto anch'io, mentre in realtà ti devi trovare esattamente a 1 centimetro dalla porta quando arriva la palla. Quindi cosa fa lo sponsor? Hyundai chiama un tifoso e gli dice: guarda, ti invitiamo allo stadio in tribuna d'onore. Lui si siede, ma non sa che gli dicono nello stadio: Marco, il gol al Parma lo facevo pure io,
sei sicuro che l'avresti fatto pure te? Lo coinvolgono, gli portano il kit, lo fanno scendere in campo, gli danno tre opportunità per fare un gol quasi a porta vuota e lui non ce la fa, addirittura vola, scivola. E quindi vanno a giocare nel coinvolgere i fan, nel creare queste iniziative. Lo facevo pure io. Tra l'altro, pure questo ho generato tantissimo earned media, media guadagnato, i giornali che ne parlano. Settimana prossima pubblicherò nel programma un altro caso molto simile che riguarda il calcio femminile. Hanno fatto sfidare la Roma femminile a dei tifosi che dicevano quello non è calcio e le ragazze gli hanno fatto un bel 4-0. E, abbiamo fatto diverse attività anche per coinvolgere i fan, come per esempio con l'Inkem abbiamo organizzato un concorso per andare a incontrare la squadra, Totti e il resto della squadra, il giorno della finale dell'ultima partita di Totti nella sua carriera. È una cosa super emozionante, quindi è il brand che diventa quel tramite per abilitarti un sogno che da solo non potresti realizzare. Vi faccio vedere qualche altro rapido esempio. Rievocare una vittoria passata in un momento storico. Allora, cerco anche di stressare quelle che sono le cose che secondo me si potrebbero migliorare. Quindi in questi giorni la Roma ha avuto diversi problemi con De Rossi, poi la conferenza stampa di Totti, e spero siano finite qua le polemiche. Il problema qual è? Che il giorno della conferenza stampa di Totti la Roma fa un post dicendo: in questa giornata nel 2001 la Roma ha vinto l'ultimo scudetto segnando il gol al Parma con Totti che segnava il gol. Ora, momento celebrativo bellissimo, ma nello stesso giorno il tuo capitano ti sta dicendo di tutto contro. Quindi qua mi sono interrogato nel mio programma se avrebbero dovuto evitare, se hanno fatto bene a farlo, se era già stato programmato il post e si sono dimenticati di cancellarlo. È capitato anche a Salvini. Salvini, quando c'è stato, mi sembra, il terremoto, ha scritto alle 8, terremoto, cerchiamo di capire come fare, stanno tutti bene, 8:15, c'era il suo post, stamattina colazione con pane e Nutella, cosa realmente che ha fatto. Quindi attenti alla programmazione dei post. Quando abbiamo lanciato sui social il campionato mondiale Superbike e poi Pirelli, abbiamo creato una policy che prevedeva che se c'era un incidente con un pilota, tra l'altro in questo momento c'è la gara qua dietro, premevamo un pulsante rosso per azzerare tutto il palinsesto programmato, se no rischi di fare errori di questo tipo. Se invece volete fare delle call to action, quindi volete crescere in particolare su Instagram, chiedendo agli utenti di fare qualcosa per voi, per darvi visibilità, la call to action deve essere super super semplice. Quindi in questo caso Fedez, prima del lancio, prima di ogni cosa, una sua canzone, ha detto: pensate alla prima cosa che vi viene in mente, che per voi viene prima di ogni cosa, pubblicate una stories, mettete l'hashtag, taggatemi, le più belle le rilancerò. Questo è super semplice, perché ciascuno di noi ha qualcosa che ama più del resto. Se avete un figlio, sicuramente pubblicherete la foto di un figlio, e quindi è arrivato di tutto, come potete immaginare. Così come Netflix ha fatto per la prima volta nelle Instagram Stories questa simulazione della possibilità di far scegliere la giornata di questo ragazzo attore. Abbiamo scelto noi utenti, diciamo, io non sono coinvolto in iniziativa, come farlo vestire. Ovviamente tra chic e trash l'hanno fatto vestire trash, e poi gli hanno fatto mangiare le zampe di gallina piuttosto che un'altra cosa non buonissima, gli hanno fatto fare degli scherzi al bar, fino ad arrivare a fargli tagliare i capelli, perché hanno scelto: li tagliamo i capelli o li facciamo un'altra cosa? Addirittura hanno scelto che tatuaggio fargli fare. Quindi attraverso la funzione quiz delle Instagram Stories abbiamo per poche ore preso, diciamo, possesso della vita di questa persona. Ok, cerco anche di spiegare talvolta alcune sfumature. Come il caso, c'è qualche interista in sala? Ok. Scusate, se vi mettete. È molto semplice. Esatto. È molto semplice. Quando c'è una situazione di questo tipo, occupate solo una corsia. Io avevo detto gentilmente, vedi, poi. Di fuga. Ok? Anche là, dappertutto. Grazie, anche là. Questione di sicurezza, semplicemente. Poi... Non mi fate dire anche là in tutti i posti, per favore. Non è un intervento promosso da Taffo, lo possiamo dire che non no. Okay. Grande. Buona continuazione. Grazie. Mo, ditemi, io sono grosso, però ero stato più buono, vero? Okay. Grazie. Ok, torniamo a parlare, dato che ho tantissime slide, sulle sfumature di comunicazione. Se ci sono degli interisti, potrebbero chiedersi se c'è qualcosa dietro il fatto che Icardi, quando ha cominciato a rompere con l'Inter, ha cominciato a pubblicare tutti i post in bianco e nero, che nel mondo del calcio significa qualcosa, salvo che poi uno sponsor dice: io ti pago per far vedere i miei scarpini, quindi poi ha cominciato a pubblicare le foto in bianco e nero e rosso.
Di sfumature ce ne sono tantissime. Quando la Juve ha preso Ronaldo, Marcelo è iniziato a seguire la Juve, e quindi questo era un segnale, quasi pure io vorrei venire alla Juve. Così come ho analizzato un altro caso incredibile: lunedì inizia Temptation Island, per chi fosse interessato, ma nel contratto di Temptation Island è previsto che le coppie non potranno mai dichiarare se stanno ancora insieme o si sono lasciate dopo diciamo questa tortura di stare su un'isola piena di single fantastici. Se no, se tu dichiari se ti sei lasciato oppure no, bruci il contenuto della puntata. Nessuno ha dichiarato in rete se si sono lasciati, salvo che una coppia ha smesso di seguirsi su Instagram. E questo smettersi di seguirsi su Instagram in realtà è una violazione del contratto, perché ha dato un segnale che fa capire che non stare più insieme. Per creare notizie, a volte è facilissimo. Hanno creato questo murales a Los Angeles, dove però per fare la foto lì dovevi avere il bollino blu di Instagram, quindi era una foto solo per gli account verificati con un bodyguard che controllava. Quindi questo è palesemente una cosa per creare una notizia, no? Che però ha fatto il giro del mondo, e dopo qualche giorno hanno levato, diciamo, il verified in maniera tale che tutti gli altri potessero fare la foto, e ovviamente sotto c'era il brand che voleva fare l'iniziativa. Ok, questo era un deciso se metterla, però proprio pochi giorni fa c'è un artista che ha fatto un attacco a Burger King dicendo: Burger King mi ha copiato una delle mie idee e io neanche gli faccio causa, non mi metto là a dirgli mi hai rubato un'idea, io creo una serie di post e ti taggo su tutti questi post in maniera tale che tutti questi tag finiscano nella pagina Burger King. Questa è la pagina Burger King, la parte dei tag, e lui ha cominciato a riempirlo e tutti i fan hanno cominciato ad andare dietro. Ero veramente in dubbio se metterla, però tantissimi fan hanno detto: siamo dalla parte dell'artista e della tutela del copyright, e quindi hanno invaso la pagina Burger King. Anche in questo caso abbiamo cercato di comprendere quale fosse stata la gestione della crisi ottimale, e quindi poi abbiamo approfondito anche nel corso. E IKEA è stata bravissima quando c'è stato il caso di attualità del tema delle famiglie, la famosa conferenza che c'è stata a Verona, e con un software super semplice ha detto: famiglia è chi condivide il tuo divano, piuttosto che tanti famiglie chi conosce la password wifi, chi non si fa problemi a usare il tuo password. Quindi ha preso un tema di posizione su cos'è la famiglia, ma in questo caso nel corso spiegavo quanto è facile fare queste iniziative con dei software super semplici. Qualche altro caso di chiave velocissimo: buco nero, non so se l'avete visto, ciascuno di noi ha un cassetto dentro il quale spariscono le cose dentro casa, quando le cercate non le trovate, per cui IKEA ha lanciato tutta una serie di prodotti per evitare l'effetto buco nero delle cose che scompaiono. Così come per San Valentino, una persona su due ha in ogni casa oggetti legati alla ex. Ok? Quindi se proprio non volete liberarvene e buttarli, comprate questi box di IKEA per nascondere gli oggetti della vostra ex. O così come, se avete seguito il tema, tutte le lezioni sulla SEO, IKEA ha provato a far dare maggiore visibilità ai propri prodotti dandogli i nomi delle cose più ricercate in rete, come per esempio My Partner Snores, He Doesn't Text Back, e a ciascuno ci ha legato un proprio prodotto. Così quando qualcuno cerca qualcosa su Google potrebbe apparirgli un prodotto di IKEA. Questi sono, secondo me, solo esercizi per finire sui giornali, quindi lo fanno per un periodo limitato. Sempre con IKEA abbiamo organizzato in realtà dal basso un'attività molto bella per raccogliere delle coperte senza tetto. Se qualcuno di voi ha visto qualche mio pitch in passato, l'ho approfondito, oggi evito, ma solo per dire che IKEA è molto sensibile a queste tematiche, perché abbiamo raccolto dal basso con un po' di amici un po' di coperte, alla fine IKEA si è resa conto monitorando i social e ci ha regalato decine di migliaia di coperte da condividere, poi sono arrivati altri calciatori che ci hanno aiutato. Ok, altre cose super fantastiche per creare i contenuti in rete sono queste. Quindi alla fine di alcune eventi sportivi in America ti dicono: porta un orsetto o compralo davanti allo stadio, all'ultimo minuto quando finisce la partita puoi tirarlo in campo. Questa iniziativa è perfetta per creare contenuti, quindi pensate quanti video girano. Ho fatto l'analisi, ho cercato di vedere i 20.000 persone che hanno utilizzato questo hashtag, piuttosto che il record, sarà replicato anche dalla Virtus a Roma con un caro amico che ci gioca, Daniele Sandri. Questa squadra ha il record di 34.798 peluche raccolti e poi donati alle case famiglia. E vi faccio vedere un esempio un po' più alto,
che è quello di KLM, che ha utilizzato l'effetto 3D dentro la fotocamera di Messenger per farvi fare dei viaggi virtuali. Quindi adesso potrei prendere l'app, fare così nella stanza e ci potremo trovare magari in Cina o da qualche altra parte del mondo. Quindi alterno esempi super semplici, replicabili dalla sera alla mattina, ad altri molto più avanzati. E questo è un po' più avanzato. Questo è 3 in UK, che ha utilizzato le stories per creare un videogame dove tu devi tappare, devi passare da una storia all'altra nel tempo giusto, perché se non tappi nel tempo giusto lui va a sbattere, in quel caso avrebbe sbattuto contro quell'oggetto. Quindi questo, secondo me, non è che ha un reale beneficio per il brand, però è un brand che cerca di alzare l'asticella a fare delle cose più avanzate. Così come un esempio più semplice è Lacoste, che se tu clicchi cambia colore tutto l'arredamento. Quindi questo è molto più semplice da ricreare con uno swipe up per portare traffico poi al sito a comprare. E l'importante è sempre creare dei contenuti che siano diversi dalla media. Quindi la famosa mucca viola di Seth Godin vuol dire che in un mondo di mucche marroni dobbiamo cercare di fare qualcosa che stacchi. In questo caso stavamo gestendo gli internazionali con il CONI e la FIT, con Annalisa De Luca e Francesco Soro. Quello che è emerso è che nell'intervista con Federer non volevamo fare un'intervista classica, standard, il tuo più bel ricordo su Roma, pensi di vincere il torneo, ti piace il cibo in Italia. Abbiamo cercato di studiare come Federer utilizzava i social, in quel caso anche su Twitter. Lui utilizzava tantissimo le emoji. Quindi quando lui si è seduto ha detto: che domande avete per me? Gli abbiamo risposto: non abbiamo domande, le domande le devi comprendere te interpretando queste domande sotto forma di emoji. Quindi l'abbiamo portato sul suo territorio. Quindi se poi andate a vedere il video, lui passa da molto serio e professionale a incuriosito. Quindi l'intervista, che poteva essere anche un po' noiosa, è diventata un po' più divertente. Quindi cercate di studiare la controparte per studiare delle attività ad hoc per lui. Per esempio con Djokovic abbiamo detto: è inutile che ti facciamo un'intervista in lingua, conosci 6 lingue, se vuoi il diploma di italianità ti facciamo un'intervista nel linguaggio dei segni degli italiani. E quindi questa è diventata pure molto divertente. E attenti però anche alle cose da non fare, perché cerco ogni giorno di dire: ragazzi, anche se guardate dei brand super, non è detto che le cose che loro fanno possiate farle anche voi. E le policy di Facebook o di Instagram prevedono che voi non potete simulare gli ambienti di Facebook. Questo è un carosello con il McCaffè che spacca i lati e passa da uno all'altro, così come Actimel che fa spaccare i due posti orizzontali, così come Nutella che prende il proprio prodotto, se lo butta sulla maglietta e cambia la maglietta. Queste cose in teoria non si possono fare. Abbiamo fatto un test con un nostro cliente, abbiamo creato una motocicletta che andava un po' a distruggere il feed di Facebook con tutto il fumo, e ce l'hanno bloccata, a dimostrazione che esistono delle policy che dovete rispettare. Il tema è sempre lo stesso: alcune realtà non sono sempre aggiornate sui cambi di policy, e se domani in maniera retroattiva Facebook decidesse di penalizzare la vostra pagina perché non avete rispettato le policy, non ci sarebbe niente da fare. Così come analizzavo il caso di Iliad, che ha fatto questa iniziativa che però è stata incredibile per quanto è stata criticata, perché era un'offerta flash, ma ha avuto tantissimi commenti di persone che dicevano: guarda che questa cosa fa male, mi sta facendo venire un attacco epilettico, quindi state attenti a non creare attività di questo tipo. Così come la Nike ha preso una bellissima foto di Ronaldo quando era piccolo. Io sono un grande fan di prendere i contenuti storici d'archivio, perché sono quelli che diventano più virali, e sotto c'è scritto: questo ragazzo sapeva, this boy knew, ok, fantastico, cioè Ronaldo già sapeva che sarebbe diventato quello che è oggi. Il problema è che pure l'Adidas lo sapeva, perché andando a vedere cosa c'era sotto di una foto, lui in realtà aveva la maglietta dell'Adidas. E quindi è Adidas, this boy knew better. Non so se è stato ufficialmente l'Adidas a tirarla fuori, però state attenti, perché magari rischia di avere molta più notizia la risposta che non la campagna stessa. Così come quest'anno c'è stato il primo caso di attivismo politico non convenzionale, con questa stampa di questi tweet enormi per essere ripresi dai droni per dare un chiaro messaggio in Inghilterra. E con un'assicurazione che gestiamo, Aviva, che è la numero uno UK, abbiamo provato a fare una campagna per attivare i fan su una tematica molto particolare, che è la parte di prevenzione oncologica, e abbiamo coinvolto Martin Castro Giovanni per andare a placcare le persone per strada, per dirgli: è il momento che ti fai una visita. E quindi se però tu accettavi, alla fine Martin ti premiava, ti dava un suo pallone firmato, ed è diventata una cosa molto divertente. Poi adesso ne sono nati anche lo spot televisivo. Quindi cercare di capire
quale può essere il limite che ferma le persone. Le persone tendono a non voler fare queste visite di controllo, però puoi prendere in maniera scherziosa un personaggio pubblico per fare cose di questo tipo. Ok. Ok, idee creative e facilmente replicabili. Vi faccio vedere quindi delle campagne un po' più alte e altre che i ragazzi del mio corso possono copiare in un nanosecondo. E questa è una mia amica che ha pubblicato una stories con il suo volto dicendo: siete voi a dover riempire la seconda parte della foto, ed è arrivato di tutto, perché c'ha amici più o meno bravi che le hanno mandato tantissime proposte. Ad esempio questa è particolarmente avanzata. Questa idea mi è piaciuta per la sua originalità, è facilissima da replicare, tant'è vero che poi ho analizzato un altro account, Paperboyo, che fa esattamente questo, cioè prende delle bellissime foto e le integra, facendo diventare questo un omino di Lego, la ragazza giapponese, questa addirittura è animata, e nel programma c'era anche la ragazza di Ceres, che ha detto che pure loro hanno preso spunto da Paperboyo, Federica, Testa Ferrara, che ringrazio, per fare tutta una serie di post con una foto più sopra le scritte. Quindi cercate di avere tempo per studiare cose originali per poi adattarle al vostro mondo. Altre cose facilmente replicabili, Subura l'ha fatto spesso, ha creato tutta una serie di foto che voi poteste screenshottare per tenere come salvaschermo nel tuo telefono. La cosa bella è che l'ha fatta in slang, in questo caso in romanaccio. Pure voi state a Rotale Suburra? Allora famo se imparte sfondi, dagli in screenshot e tu potrai farti lo screenshot dello sfondo che volevi per mettertelo poi sul telefono. Se te lo metti sul telefono, ovviamente questo è tantissimo earned media, media guadagnato. Stessa cosa l'ha fatto la Kinder, personalizzate il vostro telefono con le nostre sorprese, magari questo potete, in questo caso l'hanno creato come album su Facebook, potete prendere questa foto e farla diventare lo screenshot del telefono magari del vostro figlio se ha una certa età per avere un telefono. Non bisogna essere un grande brand per usare bene i social media, perché c'è un ragazzo che fa illustra scarpe, che utilizza benissimo Facebook e Messenger per dire: mandami la foto di una tua scarpa sporca, dimmi dove abiti, vengo a prenderla, se vuoi ti mando anche le stories mentre la sto pulendo. E lui ha fatto dei numeri incredibili, ha più di 7.000 fan e alcuni suoi post hanno generato nel complesso più di 2.000 condivisioni. Quindi è vero che questi sono paid media, media a pagamento, quindi esprimono il loro vero potenziale quando c'è un budget pubblicitario, ma anche se li utilizzati bene, ho analizzato anche diversi casi di WhatsApp business, come utilizzare WhatsApp per creare, c'era un negozio che creava cornici e faceva vedere negli stati, nelle stories di WhatsApp, come lui stava lavorando queste cornici. Così come analizziamo tantissimi casi di efficacia dei post. Lui è un mostro sacro, Guy Kawasaki, che diceva che se fa un post su LinkedIn senza un link, mettendo il link nel primo commento, ottiene 25.000 views, mentre se lo mette dentro il copy ne ottiene 7.000. E quindi tantissimi consigli anche tecnici per provare a vedere come ottenere maggiore visibilità sui social. Vediamo un Instant Experience. Questa è una... l'ex Canvas, ora si chiama Instant Experience. Questo è incredibile, hanno creato un vero e proprio gioco per andare a scoprire chi fosse l'assassino. Non so se conoscete l'Instant Experience, sono dei formati, si chiamano immersivi, perché se ci cliccate vanno a tutto schermo, e poi qua potete navigare e scoprire tutta una serie di indizi per farvi comprendere poi chi è stato l'assassino. Queste sono molto più costose da realizzare, non difficilissime, però non ve la cavate con tre clic su Canva. E poi ci sono attività di realtà marketing, come in questo caso Mark Caltagirone, che immagino voi conosciate, e in questo caso è intervenuta Netflix facendo la serie Mark invece che Dark, con tutti una serie piena di misteri, intrecci familiari, personaggi senza volto, e l'ha cavalcata molto bene sui social. Un esempio un po' più serio, che va a enfatizzare il fatto se fossero esistiti i social media diversi anni fa, e in particolare Eva, che condivide post e stories sull'olocausto. Quindi lei sta vivendo il periodo dell'olocausto e fa vedere esattamente come erano quegli anni e cosa è successo giorno dopo giorno. Vi consiglio di andare a vedere il suo account di Eva, perché è incredibile. Tra l'altro lo pubblico nel mio corso di aggiornamento e una ragazza iscritta mi segnala che in questi giorni c'è una persona in una zona di guerra, una ragazza, che sta facendo la stessa cosa in tempo reale. Quindi magari non è ancora famosa come lo poteva essere Eva, ma sta succedendo proprio in questo momento. Ok, vediamo qualche altro caso veloce.
incentivare l'acquisto in modo divertente. Questo è un caso di remarketing, la mia ragazza stava comprando un prodotto e poi gli appare un carrello abbandonato, è come il primo amore, non si scorda mai, recupera subito queste meraviglie. Quindi cerco di dare anche molti consigli concreti su come fare dei copy in base all'obiettivo che voi avete. Sul tono di voce ho analizzato settimana scorsa una pagina degli 883, 883 raccontano la serie A, che sono fantastici. Non canterei, però questa era quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato, uno in più, nient'altro con numero, con un body a balconcino che ti tiene su un seno che così non si era mai visto prima, io e te chi l'avrebbe mai detto. Quindi questa è una pagina pazzesca che riesce a fare, non ho nessun rimpianto, nessun rimorso, stessa storia, stesso posto, stesso bar, potrei andare avanti per ore. Così come, fantastica questa campagna, a Napoli ci sono stati alcuni furti nelle case dei calciatori durante le partite, perché tu sai per certo che il giocatore in quel momento non è a casa. Quindi hanno detto chi sono i fan perfetti, i guardiani perfetti delle case dei calciatori, sono i fan. Quindi hanno detto chi vorrebbe vedere la partita del Napoli a casa di Hamsik, e quindi i tifosi sono diventati i guardiani delle case e hanno fatto gli spot in campo dicendo ehi, la prossima volta c'è la partita, dammi le chiavi di casa tua, che interviene questo servizio esclusivo per controllare le case, e in tantissimi hanno aderito. L'iniziativa ha raggiunto 23 milioni di persone, oltre 13.000 interazioni, e gli hanno dato proprio le chiavi di casa dei giocatori, pazzesco. Ligabue per i concerti ha detto diventa parte di Ligabue Stadi 2019, scatta una foto in cui fa vedere tutta la tua passione per Luciano, pubblicala su Instagram con Rally for Liga e potresti finire negli schermi dello stadio. Stessa cosa, ho cercato di analizzare anche il numero di post, al momento sono molto bassi, 392, ma si potrebbe far crescere, che è esattamente la stessa campagna che avevamo ideato con la Roma anni fa, prima di una finale di Coppa Italia. Avevamo detto sostenete la Roma prima della finale, usate l'hashtag siamo la Roma, e questo era il mio tweet che avevano pubblicato allo Stadio Olimpico, ed era una cosa molto interessante perché avevamo utilizzato una startup Stamplay che era agli inizi per dare alla Roma qualcosa di nuovo, quindi cercavo qualche novità tecnologica, gli propongo quella startup si prende un caso studio a pochi mesi dopo che era nata, questa startup 3 mesi fa è stata venduta ad Apple a più di 5 milioni. Quindi cercate di vedere le cose belle che ci sono in giro, proponetele ai vostri clienti quando sono in una fase piccola, fate questi test e poi qualcosa potrebbe succedere. E chiudo con Chief che sta facendo un'attività molto bella, per andare a ripulire alcune città, andando un pochino a replicare il modello di Retake. Non so se lo conoscete, Retake sono i cittadini che vanno a ripulire i quartieri di Roma, Chief lo sta facendo nella stessa maniera. Questo ve lo racconto perché ho deciso, ma lo dirò in futuro, di lanciare un'iniziativa no profit, dove vado a coinvolgere i personaggi pubblici e i fan, che sono convinto che ci sono tantissimi fan che farebbero quasi qualunque cosa per incontrare i loro personaggi pubblici preferiti, e io sto dicendo se tu lo vuoi incontrare vieni, ma il tramite deve essere un'attività no profit. Quindi Daniele Sandri della Virtus si è prestato, siamo andati insieme a pulire alcuni quartieri di Roma con i suoi fan, quindi vuoi conoscermi vieni quel giorno a quell'ora e passiamo nel tempo insieme. Giulia Calcaterra gli ho detto andiamo a ripulire le spiagge, gli ha detto questa idea è bellissima, adesso tornato da Bali la faremo. Venerdì prossimo faremo il primo torneo di gamers, quindi di FIFA, con il campione europeo di FIFA, con la famiglia di Makers, dove però per partecipare dovrai portare dei giochi che non usi da donare. Quindi stiamo cercando di ideare un movimento aperto per permettere a tutti quanti di utilizzare le stories non solo per convincerci a comprare un'acqua, andare a un ristorante, ma per coinvolgere i propri fan a fare delle attività no profit. La prima l'avevo sperimentata nel 2011 ed era vuoi conoscere quell'attore? Vieni, dona il sangue e dopo fai colazione con l'attore. E di queste ne replicheremo tantissimi nei prossimi anni. Non c'è dietro nessun brand, non ho voluto fare neanche un'associazione, è solo una cosa che sto divulgando gratuitamente, sto facendo scalare con diversi network internazionali. Io chiudo dicendo che se vi sono piaciute queste tematiche ho ideato un corso di aggiornamento social dove ogni giorno le approfondisco, è pensato per i professionisti che hanno poco tempo, quindi sono io a studiare e distillare queste pillole, facilmente replicabili per tutti voi, e poi riassumo tutte queste informazioni
in un'ora di video ogni 2 settimane. Quindi se per 2 settimane non avete visto niente, vi ritrovate nel vostro pannello un video che vi riassume tutto quanto. Dentro c'è un bellissimo networking, perché è su selezione, nel senso che è chiaro che si abbia almeno la base dei social media, un paio d'anni di esperienza, e nascono tantissime sinergie. Ci sono diversi ragazzi in sala. Quello che vi posso dire è che, se vi interessa, mandatemi in questo momento un messaggio in privato, anche solo dicendo Web Marketing Festival, e se volete vi attivo la promo di 1 mese a 1 euro, giusto per provarlo. Controllerò solo che avete un minimo di esperienza reale sui social media. Io vi ringrazio, spero vi sia piaciuto, credo che ci siamo con i tempi, per cui di nuovo, grazie mille. Foto. Magari. L'opportunità di fare un paio di domande, io pensavo che non avevo tempo, ma me le... assolutamente sì, 2 domande e una foto. 2 domande, arrivo io. Fate casino. Aspetta. Falla bene. Allora. Grande, grazie. Domande. Allora, le domande. Ora, ora. Dai. È pagato, lui è del corso sicuramente. Le domande. Oh, tutti timidi. Se no interroghiamo, eh? Se no faccio io. Se no te la faccio io un paio. Dov'è? Ho battuto il record di slide. No, non, mi sa di no. 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 Dove stanno le domande? 600 mega di presentazione. No, tosca. Dov'è? Eccola. Vai. Grazie innanzitutto, complimenti. Grazie a voi. Una domanda in merito a ciò che sta cambiando sulle policy dei social in relazione a quello che si può e non si può ancora fare, in particolare in relazione ad attivazione di concorsi che nel resto dell'Europa si fanno e in Italia ancora non si capisce bene cosa si può fare. Grazie. No, ma in realtà è molto chiaro, cioè puoi fare molto poco, nel senso che se tu hai un premio che supera una certa soglia economica, che in passato era $25, ora le hanno riabbassato ulteriormente, tu devi per forza fare un regolamento, depositarlo al Ministero, avere un notaio che controlla. Ti dico, io nel 2013 ho lavorato anche come consulente del Ministro dello Sviluppo Economico al Ministero, proprio, e ho anche provato a suggerire, seppur non era nei miei campi, di alzare la soglia sotto la quale fare i concorsi. Per cui ad oggi è molto chiaro che quasi tutte le cose che vorreste fare con Vinci un Premio deve essere regolamentato. Costa abbastanza farlo, perché tutta la parte burocratica non prevede molti escamotage. Tantissimi brand, anche molto grandi, lo fanno senza tutta la burocrazia necessaria, ma state attenti, perché le multe sono da 50.000 a 500.000 euro. Per cui state attenti a fare i conti sui social senza regolamento, perché non vi prendono, ma se vi prendono vi assicuro che sono dolori. Anche perché se lo fate per conto terzi, se lo fate per un brand, quel brand poi vi assicuro che proverà a rivalersi su di voi. Ok. Comunque ho proprio creato una guida su questo tema, poi scrivimi, cerco di darti accesso così la guardi. Ok, abbiamo finito. Ok. Anche se volete 2 domande, ma il tempo è andato. Va bene. Ringraziando Grazie. Luca, una cosa che...